Tu sei arte. Ho sentito questa frase la prima volta a Firenze 4 anni fa e da allora non mi è più lasciata. L'arte è delle persone e dobbiamo darle l'occasione di tornare tra le persone, perché ho visto tanto bisogno di esprimersi, di comunicare. Bisogno di stare bene, bisogno di arte. In arte sono Digi, Alessia Di Girolamo. Sto dedicando la mia vita a questo, arte e benessere. Disegno da quando ne ho memoria, un respiro lungo 23 anni. Spesso mi chiedono cosa significhino questi disegni per me. Quello che vorrei è che pensassero a cosa significhino per loro. Non siamo abituati a soffermarci ad osservare un'immagine per capirla meglio, capire perché ne siamo attratti ed entrarci piano piano dentro. Un'immagine non è altro che una proiezione di quello che abbiamo dentro. Siamo troppo immersi nella frenesia per fermarci e dedicarci a quello che ci attira, a quello che ci fa stare bene. Abbiamo tutti mondi meravigliosi nati da esperienze diverse, diversi punti di vista che trovano sempre un punto di incontro, un qualcosa che ci rende comuni oppure che ci distanzia fino a fare un giro a completarci. L'arte è dentro ognuno di noi, dobbiamo solo dargli la possibilità di far parte della nostra vita. Sto coltivando la mia passione con pazienza, per ammirarne i fiori e raccoglierne i frutti rispettando i loro tempi. Non ho fretta di vedere ciò che curo germogliare, di ammirare le opere e prendere vita a stretto contatto con le persone. L'energia degli altri alla fine è lo specchio di ciò che abbiamo dentro, che ho dentro.